Era giunto finalmente il momento prefissato in cui Ragnar doveva recarsi al banchetto in Uppsala, ma poiché non vi si recò, parve a re Einstein un affronto, sia per lui che per sua figlia, e allora i vincoli di alleanza fra i due re vennero meno. Quando Eirek e Agnar, i figli di Ragnar, vennero a sapere la cosa, decisero concordamente di raccogliere una schiera numerosa, quanto più fosse possibile, e di mettere a sacco la Svezia. Raccolsero dunque le schiere ed equipaggiarono le navi. Ora, a quei tempi si prestava attenzione al modo in cui le navi salparono per tramare un auspicio, ma accadde che la nave di Agnar scivolasse all'improvviso sui rulli, investisse un uomo e ne provocasse la morte. Questo tipo di morte venne appunto chiamata morte per rullo. Nonostante che questo non fosse un auspicio favorevole, non vollero tuttavia interrompere la loro spedizione. Una volta che la loro schiera fu pronta, fecero vela con i loro uomini verso la Svezia e appena approdarono nel regno di re Einstein, cominciarono le ostilità. Furono però individuati dagli indigeni e questi si recarono subito a Uppsala per annunciare al re Einstein che era sbarcata una schiera d'armati. Il re fece inviare messaggi lanciando frecce in tutto il suo regno e radunò un esercito straordinariamente numeroso. Re Einstein fece dirigere le truppe in una foresta al riparo dalla quale si accampò. Conduceva con sé la vacca Sibilja. Era stato necessario celebrare numerosi sacrifici prima che esse fosse disposta a muoversi. Mentre si trovavano al riparo nella foresta, Einstein parlò. Sono venuto a sapere, diceva, che i figli di Ragnar si trovano nella pianura davanti alla foresta e mi è stato annunciato che hanno forze pari a un terzo delle nostre. Si tratta ora di schierare le nostre truppe per il combattimento. Un terzo dei nostri li impiegheremo e dovremmo mostrare impeto tale che paia ai figli di Ragnar che noi riponiamo in quegli uomini tutte le nostre speranze. Subito dopo, però, irromperanno contro di loro tutte le nostre forze, facendo precedere la nostra schiera dalla vacca. Ho buoni motivi per ritenere che non saranno in grado di resistere al suo muggito. Fu fatto come era stato detto. Appena i fratelli videro le truppe di re Eisen, parve loro che non fossero di molto superiori in numero e non sospettarono che vi fossero uomini di riserva, ma all'improvviso tutto l'esercito sbucò dalla foresta dietro alla vacca che correndo lanciava muggiti e gettava nemici nel terrore. Aveva il muggito un tale potere da mettere i guerrieri che l'ascoltassero gli uni contro gli altri. Soltanto i due fratelli rimasero al loro posto, ma quella bestia diabolica uccise quel giorno molti uomini anche con le sue corna. E sebbene i figli di Ragnar fossero forti e valorosi, non seppero resistere alla disparità del numero e alla stregoneria. Tuttavia opposero resistenza con fermezza, comportandosi con valore e coraggio degni di una gran rinomanza. Nel corso della giornata, Eirek e Agnar, trovandosi a capo della schiera, si lanciarono più volte contro le truppe di Einstein. In questi frangenti cadde Agnar e quando Eirek lo vide morire, prese a combattere con foga impareggiabile, senza riguardo al fatto che poteva morire all'istante. Vennero però sopraffatto e catturato. Allora Einstein ordinò che la battaglia cedesse, offrendo un armistizio onorevole a Eirker. E intendo garantirlo, disse, dandoti sposa mia figlia. Eirek allora recitò la strofa. Non voglio un compenso per il fratello, né con anelli comprare una fanciulla. Einstein dicono sia stato l'uccisore di Agnar. Piangermi non può mia madre. Per ultimo perirò sul campo e l'assa della lancia rivolta contro di me fate preparare. Aggiunse che acconsentiva alla tregua per i suoi uomini e che lasciava liberi di andare dove volessero coloro che l'avevano seguito. Per me desidero tuttavia che si preparino quante più lance sia possibile e si conficchino le asse nel terreno. Sollevatemi quindi sopra di loro. Là voglio morire, disse Re Einstein che avrebbe fatto come desiderava, sebbene fra le due scegliesse la sorte peggiore. Le asse vennero conficcate mentre Eirik recitava la strofa. Ma il rampollo di un re, per quanto possa sapere, su più nobile letto morrà. Mattutino presto pasto dei corvi, già in altro gracchia con forza. La carne allora e il sangue dei fratelli divorerà il nero, ed un triste compenso.
Si diresse quindi nel luogo in cui erano state conficcate le aste e, preso un anello dalla sua mano, lo gettò agli uomini del suo seguito, che ora avevano ottenuto la tregua, perché li inviassero ad Aslaug, e recitò la strofa: Portate fra i monti il messaggio, andate, solo le razzie a oriente. Conservi a lungo l'esile Aslaug, questo mio anello, allora con pena immensa saprà che sono morto, la mia seconda madre, e potrà dirlo ai suoi figli diletti. Quindi venne sollevato sulle punte di lancia, vide però volare un corvo e recitò: Gracchia il corvo sulla testa mia, e qui lo puoi vedere, reclama il falco delle ferite, gli occhi miei, e non ne ha motivo. Lo sai che se il corvo della testa svelasse le mie pupille, ripaga l'incitatore dell'anello marino, ingiustamente per il molto cibo. Mostrando grande valore, cessò quindi di vivere. I suoi messaggeri fecero allora ritorno in patria e non sostarono finché non giunsero nel luogo in cui Ragnar teneva la sua reggia. Questi era tuttavia assente per partecipare a un convegno di sovrani e anche i suoi figli non avevano ancora fatto ritorno dalla loro spedizione militare. Rimasero dunque 3 notti in quel luogo prima di far visita ad Aslaug. Quando giunsero davanti al trono di Aslaug, la salutarono con reverenza e vennero ricevuti. Aslaug teneva un panno di lino sulle ginocchia e stava per pettinarsi, aveva infatti i capelli sciolti. Chiese però chi fossero, poiché non li aveva mai visti prima. L'uomo che faceva da portavoce disse che appartenevano al seguito di Reyrik e Agnar. A questo punto Aslaug recitò la strofa. Dall'altra terra quali mi portate? Nuove notizie, voi intimi del re? Non penetrai nel regno degli svedesi e sono ancora fuori dai confini. Io so soltanto che partirono. Più di questo non so. I danesi verso nord e che i guerrieri furono investiti da un rullo. Il portavoce replicò con la strofa: A te annuncio, bisogna farlo, che i tuoi congiunti sono morti, infausta è per loro il tuo consorte, la sorte dei figli di Tora. Parole fresche non abbiamo, che siano più recenti di queste. Ora l'ho appreso senza dubbio, che volò l'aquila sul campo del morto. Aslaug volle sapere come si fossero svolti i fatti. Il portavoce riferì la strofa recitata da Eirek, con la quale le inviava l'anello. Videro allora i messi scendere le lacrime sul volto. Parevano sangue, ma erano dure come chicchi di grandine. Nessuno aveva mai visto prima qualcosa di simile al mondo in cui le sgorgavano le lacrime, né lo vedrà poi. Disse infine che lei non poteva vendicare il misfatto prima che raggiungesse Ragnar o i suoi figli, ma voi rimarrete qui fino a quel momento e io non risparmierò gli incitamenti alla vendetta, proprio come se i caduti fossero figli miei. Arrivarono e accadde che Ivar facesse ritorno prima di Ragnar. Non trascorse tuttavia molto tempo dal loro arrivo prima che Asula si recasse a far visita ai figli. Sigurd aveva allora 3 anni e camminava al fianco della madre. Quando la donna entrò nella sala dove i fratelli si trovavano a consiglio, le dettero il benvenuto e le chiesero a vicenda se ci fossero nuove. Loro riferirono innanzitutto la morte di Rognvard, suo figlio, e della piega che avevano preso le cose, ma questa notizia non la turbò in modo particolare. Difatti recitò: fecero sì i miei figli che io fissassi a lungo la via dei gabbiani. Ora voi siete a casa e da casa capaci di infilare la porta. Ragnarok arrossò lo scudo suo, rotando di sangue umano. Il più giovane dei miei figli, lui, nano del terrore, raggiunto a Odino. Poi aggiunse: Certo non l'avrei visto vivere per compiere imprese più valorose. Toccò poi a loro chiedere quali notizie avesse. La donna rispose: La morte di Eirek e Agnar, fratelli vostri, ma anche figliastri miei, a parer mio, guerrieri più valorosi mai vissuti. E sebbene inaudito che voi tolleraste il fatto senza trarne una vendetta spietata. Di questo vi supplico, sarò con voi con tutto il mio sostegno, e sia propositata la vostra vendetta senza misura.
Parlò allora Ivar: questo è certo, che non andrò mai in Svezia per combattere contro re Einstein e che quell'essere incantato che si trova laggiù. Lei insistette, ma Ivar parlò a nome di tutti e rifiutò recisamente di partire. Allora Aslaug recitò la strofa: non resterete voi, fratelli invendicati, fosse anche per 6 mesi, se foste stati voi prima a morire. Non lo tengo nascosto, e fossero in vita rimasti Eirik e Agnar, figli che non ho partorito. Non è certo, ribatté Ivar, se ti sarà d'aiuto recitare una strofa dietro l'altra, ma lo sai qual è l'ostacolo che dovremmo affrontare? Io non saprei dire, replicò la donna, tu però puoi dirmi di quale difficoltà si tratta. Ivar spiegò che si trattava di una stregoneria talmente efficace che nessuno era in grado di portare un paragone. Inoltre il re unisce alla potenza la malvagità, ma su cosa confida facendo oggetto di riti magici? Su una vacca enorme, rispose Ivar, che viene chiamata Sibilcia, e in lei risiede un potere così grande che appena gli uomini sentono il suo muggito, nessun nemico è in grado di opporre resistenza. Non si tratta dunque di combattere soltanto contro esseri umani, piuttosto bisogna tener conto del fatto che prima del re bisogna affrontare quell'essere demoniaco. Per questo non desidero impegnare me stesso né tantomeno la mia schiera. La cosa può però essere vista sotto un altro aspetto, replicò Aslaug. Non puoi pretendere che ti si chiami uomo di valore senza far nulla per giustificarlo. Aveva perduto Aslaug ogni speranza e si era decisa a congedarsi. Difatti, le pareva proprio che le sue parole non facessero tenute di gran conto. Fu a quel punto che intervenne Sigurd, serpente d'occhi. Posso, madre, esprimermi quanto ho nel petto? Ma non ho il potere di influenzare le loro decisioni. Voglio ascoltarti, disse la donna. Intanto Sigurd pronunciò la strofa. Se questo, madre, ti angustia, io non più di 3 notti. Un lungo viaggio ci attende. Prepareremo una spedizione. Mai più in Uppsala possa anche offrire tributi se le spade ci soccorrono. Eystein sarà re. Come ebbe recitato questa strofa, cominciò a mutare nell'animo dei fratelli. Parlò quindi Aslaug: figlio mio, chiarisci meglio il modo in cui desideri compiere la mia volontà. Difatti, se non riesco a vedere come potremo metterci in questa impresa senza ottenere l'aiuto dei tuoi fratelli, soltanto così potrà verificarsi il partito migliore. Trarre vendetta. E giusto mi pare il tuo comportamento, figlio mio. Allora Bjorn recitò la strofa: soccorreranno animo e cuore dall'interno del costato, quest'uomo nel petto arido come un sparviero, anche se poco di questo egli parla. Non c'è nei nostri occhi un serpente o un rettile balenante, ma mi allieteranno i miei fratelli, non scordo i tuoi figliastri. A quel punto fu Vitskerk a intervenire con una strofa. Riflettiamo prima di stabilire che trarremo vendetta. Faremo con diversi supplizi l'uccisione di Agnar gioire. Lanciamo lo scafo sull'onde. Rompiamo davanti alla prua il ghiaccio. Vediamo in che modo le navi al più presto equipaggiare. Vixer diceva che sarebbe stato necessario rompere il ghiaccio poiché sul mare se n'era formata una crosta spessa e anche le navi erano incorsate di brina al loro interno. Finalmente prese parola Ivar e disse che giunti a quel punto non poteva più tirarsi indietro e recitò la strofa. Coraggio certo non vi manca e così nemmeno audacia. Ora però di questo c'è bisogno, che fermezza incrollabile s'aggiunga. Davanti agli uomini dovranno me, che sono privo d'ossa a trasportare, una mano fornì per la vendetta, sebbene nessuna possa adoperare. Or dunque la cosa migliore, continuò Ivar, è equipaggiare con la miglior cura possibile navi e radurare una schiera, poiché non possiamo permetterci di trascurare nulla se vogliamo ottenere la vittoria. Qui Aslaug uscì.